Assessore, è all'esame del Consiglio la delibera per la determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Ci saranno variazioni? Dal punto di vista dell'onere, niente, perché non sono previsti aumenti né di tariffe né di bigliettazione di nessun tipo. Quello che emerge dalla delibera è che c'è un squilibrio che va affrontato tra situazione e situazione. Ad esempio, le mense scolastiche sono un servizio, direi, di grande importanza, ci costa verso i 18 milioni, ma ne incassiamo solo 7. In questo caso non si tratta di aumentare la tariffa, il costo, si tratta di ridurre l'evasione che c'è. In altri casi, come il maschio angioino, ci costa 1 milione e 2 e ne incassiamo solo 650. Si tratta di valutare quanto possiamo in questo caso incrementare, tenendo conto anche del grande afflusso turistico e così via. Abbiamo quindi deciso che dopo l'approvazione del bilancio si farà un approfondimento caso per trovare le soluzioni migliori per ogni singola situazione. Quest'anno non ci saranno aumenti né di tasse, né di tariffe, né di bigliettazione, salvo quella prevista, ma già da tempo, dello zero qualcosa sul biglietto del tram.